Il numero 7 è un numero speciale. 7 sono i peccati capitali, 7 sono le stelle più luminose delle costellazioni dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore. 7 erano i cieli dell'antichità. Ma qui siamo a Napoli. A Napoli 7 è soprattutto il numero di Edison Cavani, l'atleta di Cristo, senza peccati se si escludono i piedi superbi. La stella più lucente di un cielo che è tornato dopo anni a tingersi di azzurro, un fenomeno di un altro pianeta. Qualcuno lo chiama il Messia, mandato da Dio a riscattare l'onore di un popolo oppresso e svillaneggiato. Succede anche questo a Napoli, dove sacro e profano si confondono, dove gli uomini diventano dei. A Radio CRC Targato Italia è intervenuto il suo procuratore, Claudio Anellucci. Durante la trasmissione si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. Del resto, lui è il calciatore che in Serie A l'ha gonfiata più volte la rete, costringendo l'ugola del telecronista tifoso per eccellenza a dei graditi straordinari. Si parla di Edison, il bravo ragazzo che sta conquistando Napoli a suon di gol, ma anche di recuperi difensivi, perché lui di grinta ne ha da vendere. Anellucci ritorna anche su Roma-Napoli. Vedere segnare due gol a Cavani e soprattutto il Napoli vincere a Roma è stato straordinario. Cavani a Napoli sta benissimo, è entrato in simbiosi con l'ambiente, continua. Il suo rendimento, tra l'altro, dipende anche da questo. Si parla poi di campionato. Il campionato credo si decida nel match Milan-Napoli, dice Anellucci, anche se tutto può succedere, perché se Napoli scende in campo sempre con quello spirito che ho visto all'Olimpico, può davvero tutto. C'è qualcosa di magico nell'aria, io a queste cose ci credo e ci crede anche Cavani, conclude Anellucci. E comincia a crederci pure Napoli. Gli auguri dunque te li facciamo noi, Matador, ma il regalo faccelo tu, regalaci un sogno chiamato Scudetto. Yeah.